di questo tipo, tra l'altro salutare l'assessore Moruzzi, sindaco di Bari, diamo la parola al sindaco. Io sono, cerco di dire certo mia amarezza con una battuta, sono un po' preoccupato perché è la prima volta che sono d'accordo con me. Mio però insomma, va bene così. No, c'è tanta gente e non posso che condividere quello che tecnicamente è già stato detto e anche naturalmente le parole del consigliere. Sono molto preoccupato, sono anche amareggiato perché la sala è piena ed è bellissima, è importante, però permetti Marzari, avevate mandato anche un invito a 7 consigli comunali, a 30 consiglieri provinciali. Voglio dire, a 30 consiglieri provinciali, quindi consiglieri provinciali ce ne sono 2, ci sono io, c'è l'architetto Marzano, tra l'altro l'ho invitato perché lui è presidente della 4ª commissione ambiente ed energie alternative, quindi io chiederò anche a lui un certo coinvolgimento nei tempi dovuti, eccetera. Io esprimo tutta la preoccupazione dei partigiani, ripeto, maggio 2012 noi in una pubblica riunione abbiamo saputo questo, non siamo mai stati interpellati, non ci hanno mai chiamato. Vi assicuro che non c'è nessuna voglia elettorale, anzi, proprio, però dal punto di vista idrogeologico, avete già parlato della cartina del PCP, non c'è niente da aggiungere, dal punto di vista socio-economico, non c'è molto da aggiungere. Il turismo, insomma, al di là, ripeto, delle difficoltà della popolazione, abbiamo investito anche, giustamente, Galli ha detto... Loro stanno facendo un lavoro continuo con le guide, eccetera, anche quello è importante. Noi stiamo facendo anche con la fortezza, secondo noi, anche tutto il territorio, anche tutta l'immagine della fortezza da chi arriva verrà danneggiata. Questo è un mio parere personale. Io sto pensando soprattutto alla popolazione e all'impatto ambientale, però qua si sta coinvolgendo tutto un territorio che sarà ferito senza guarigione. Non so se mi spiego, ecco. Quindi, ripeto, è bello vedere tanta gente, però avevo piacere anche che ci fossero gli altri, anche chi non è, anche chi è favorevole, voglio dire, perché questo è un confronto. Ci hanno invitato tutti. Lo so, dico, ribadisco, senza insistere, perché voglio lasciare lo spazio più possibile, però ci sono 7 consigli, speravo. Chiedo scusa a Toffanin, un consigliere comunale di Borgo, scusami Toffanin, consigliere comunale di Borgo Valditaro, minoranza, se no non c'è nessuno, ecco. Questo, cioè, la risposta della gente è importante, abbiate pazienza, però secondo me per una cosa così era importante anche la presenza degli amministratori, scusa se insisto su questo fatto, però siamo a Parma, siamo secondo me anche amministratori di comuni che verranno feriti, non che verranno quei voti, che verranno feriti, dovevano essere presenti. Noi siamo con voi e andiamo avanti, parteciperemo, scusate, naturalmente alla conferenza dei servizi, abbiamo qui il nostro assessore, il dottor Moruzzi, che è molto molto preparato e cercheremo di portare le nostre esigenze, ecco, vedremo quello che succede, ma la mia preoccupazione forte resta, ecco, questo sì, scusate, sono un po' pessimista, spero di sbagliarmi, ma di fronte a queste cose, di fronte al modo con cui stanno portando avanti certe cose, insomma, io resto preoccupato. Scusate la mia preoccupazione. D'accordo, la preoccupazione del sindaco Monti e Borgo. Amministratori che quando c'è da eleggere, corrono.